Un'altra piccola riflessione a proposito della persona che avete intervistato, avevate in collegamento video naturalmente, Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria e soprattutto una delle 50 donne più influenti secondo il Wall Street Journal. Sicuramente dobbiamo fare i complimenti per aver sottolineato questa notizia, non succede spesso, e poi le nostre donne sono impegnate nell'imprenditoria non è che siano sempre sotto i riflettori effettivamente. Questa è stata una scelta di Iotta, penso una scelta felice, centrata. Come vedete, noi cerchiamo sempre di avere dei prodotti nostri, cioè non ci limitiamo a mettere in fila le notizie del giorno, ma cerchiamo sempre di avere qualcosa che sia proprio il TG1, che sia un'inchiesta, che sia un'intervista, che sia un servizio curioso. Ogni giorno abbiamo 3-4 di queste presenze nel nostro telegiornale. Se posso dirla, ecco, se fate un confronto tra la nostra scaletta e le aperture dei grandi quotidiani italiani il giorno dopo, noterete una forte coincidenza. Allora, complimenti e naturalmente buon lavoro. Noi vi aspettiamo Grazie. Domani naturalmente per continuare a parlare dell'edizione, delle 20 del TG1. Grazie, grazie a Fabrizio Buonasera. Ferragne. Buonasera. E un ricordo, un appello ancora ai nostri telespettatori perché continuino a votare, perché ormai lo sapete, il venerdì noi vi riproponiamo il servizio che avete maggiormente gradito dell'edizione serale del TG Osservato Speciale. Potete continuare a farlo e questa settimana, ormai lo sapete, è il TG1. Potete farlo attraverso un SMS al 335-1348-326 oppure un'email a tgtg@sat2000.it. Oppure un messaggio in segreteria telefonica che risponde allo 06 66 50 8685. Noi voltiamo pagina, ma insomma, un po' per modo di dire, perché torniamo a parlare di uno dei titoli di questa sera. Sciopero improvviso dei ribelli di Alitalia, gli aerei rischiano di restare a terra da adesso per 24 ore. Non solo, un sit-in di piloti ed hostess blocca l'accesso degli equipaggi a Fiumicino. Il ministro Sacconi ha un atto illegale, va sanzionato. Passeggeri infuriati, 150 metri di fila e check-in e voli cancellati. Dall'Unione Europea via libera sulla vendita di CAI. È stato proclamato uno sciopero, parleremo dello sciopero oggi del trasporto pubblico, tram, bus e metropolitane, che ha messo in difficoltà migliaia e migliaia, milioni di cittadini, ma c'è uno sciopero che è iniziato alle ore 18, non annunciato, che riguarda il comitato annunciato e proclamato, attuato dal comitato di lotta piloti all'Italia. Riesplode la protesta dei lavoratori all'Italia, alle 18 è scattato uno sciopero di 24 ore per il ministro Sacconi, è un atto illegale. Notizia sicuramente di primo piano, chi ha scelto di aprire ha usato in particolare la parola caos, gli altri invece sembrano puntare più sull'aspetto sindacale, sullo sciopero, su questo fronte del no diviso. Sì, credo che dipenda un po' da come si vede il problema. Diciamo che l'Italia si divide in due, quelli che prendono l'aereo e quelli che non lo prendono. Quelli che prendono l'aereo credo che in questo momento, in questi giorni, non ne possano più. Ieri sono atterrato e ieri c'era qualche piccolo malumore e se uno avesse fatto un sondaggio tra i passeggeri che c'erano a Fiumicino, credo che l'80% avrebbe detto ma fatela chiudere questa Alitalia. Allora, io credo che i piloti e gli assistenti di volo stiano giocando con il fuoco, perché ci sono stati troppi errori, si sono un po' crinati l'immagine. Per esempio, qualche anno fa gli italiani si ricordano che i piloti in un giorno hanno mandato 800, 1000 certificati medici, sono stati tutti male e non è successo niente. Siccome gli altri lavoratori... Non era ancora arrivato Brunetta. Non era arrivato Brunetta, ma però erano arrivati i certificati. Siccome altri lavoratori non sono così tutelati e non sono così pagati, credo che gli italiani dicano ma andate sul mercato, prendete i piloti che sono disposti a fare i piloti e gli altri rimangano a casa. Quindi secondo me stanno sbagliando i lavoratori e non so se se ne rendono conto. Io vorrei continuare ad avere l'Alitalia, anche con gente che sorride quando salga a bordo, non con dei musoni, ma non è che è obbligatorio. Gli Stati Uniti non ce l'hanno la compagnia di bandiera. E perché ce la dobbiamo avere noi? Se non ce la possiamo permettere, se siamo stati educati per tanti anni a volere tanto e dando poco, oggi è difficile fare marcia indietro. Io mi aspetterei che loro
facessero anche uno sciopero, forse non oggi, perché quando la casa brucia i pompieri non litigano, e lì ci stanno 10 sigle sindacali che non si mettono d'accordo. Ma motivo della contesa può essere lo stipendio. Questo me ne rendo conto, perché è difficile vivere con gli stipendi che girano oggi, ma non lavorare meno, bisogna lavorare di più, perché il mondo è cambiato. Allora, un altro dei titoli che erano in apertura, rivediamoli. Due suore italiane rapite in Kenya da uomini armati appartengono ad un ordine di Cuneo, i testimoni, c'è stata una sparatoria. La notizia è sicuramente grave, sicuramente meritava le aperture. In qualche caso abbiamo notato che Studio Aperto, il TG4, sicuramente è stata la notizia più importante per loro. Man mano che il tempo passava, forse anche per l'appello della Farnesina al silenzio stampa o comunque ad una certa cautela nel dare le notizie, si perdeva qualche posto in graduatoria nella scaletta. Cosa può essere? Ma credo che a una prima lettura uno dice, fa subito il raffronto tra altri rapiti del passato che sono stati clamorosamente sulle cronache per tanti giorni e questa notizia che non si capisce se passa, se non passa. Forse però è una scelta strategica istituzionale che temendo di dover pagare un riscatto vuole non alzare il prezzo e allora sbattute in prima pagina queste povere suore che tra l'altro stavano a casa loro, stavano nella missione, quindi non erano neanche in zone di guerra, non avevano fatto improvvide scelte avventurose. E la Radio Vaticana l'ha detto chiaramente, cercavano proprio loro, è stato un commando, sono entrate queste tre macchine dentro e l'istituto, quindi, dove loro lavoravano a fianco degli ultimi. Esatto. Quindi, forse mettere la sordina un po' alla notizia serve a non dare proprio la clava ai rapitori.